Esercizio 22, lastra di ghiaccio cilindrica, diametro e spessore. Quanti trichechi da 260 kg ciascuno può sostenere la lastra senza affondare? Per avere il massimo possibile della spinta d'Archimede, la lastra deve essere completamente immersa, praticamente a pelo d'acqua. In questo modo sposta il massimo volume possibile d'acqua e riceve quindi la massima spinta d'Archimede. Questa è la condizione ottimale, la condizione migliore per poter sorreggere il maggior numero possibile di trichechi. Oltre ai trichechi, però, la forza di Archimede deve sostenere anche il peso della lastra. Quindi ora ci calcoliamo la massima forza di Archimede possibile con la lastra completamente immersa a pelo d'acqua. E il calcolo è questo e ci darà 92.000 e rotti newton di forza d'Archimede massima. Poi ci calcoleremo il peso della lastra e ci darà 82.000 e rotti newton. Quello che rimane tra la forza d'Archimede e il peso della lastra, che è quasi 10.000 newton, sarà utilizzato per sorreggere i trichechi. Già da questi primi numeri vediamo che la gran parte della forza d'Archimede serve a sorreggere il peso della lastra. Praticamente gli 8 noni della forza d'Archimede servono a sorreggere la lastra e un nono, praticamente un nono soltanto, serve per i trichechi. Vediamo nel dettaglio i calcoli. La massima forza di Archimede si ricava immaginando la lastra tutta immersa, quindi il volume d'acqua spostata, volume immerso, praticamente è il volume dell'intera lastra, colorato tutto di rosso. La lastra è un cilindro di altezza 0,60 metri e di raggio di base 2,20 m, quindi area di base un cerchio per l'altezza. Troviamo il volume della lastra in metri cubi, sono un po' più di 9 metri cubi. Quindi andiamo a sostituire nella formula di Archimede densità del liquido, cioè del mare, per g per il volume d'acqua spostata. Troviamo questo valore che dicevamo prima. Il peso della lastra lo troviamo con la solita formula massa per accelerazione di gravità. La massa della lastra non la conosciamo, però conosciamo la densità del ghiaccio e il volume della lastra. Quindi con la formula massa uguale densità per volume calcoliamo la massa della lastra. La densità del ghiaccio la conosciamo e il volume della lastra l'abbiamo calcolato prima. Quindi la lastra ha una massa di 8.400 kg quasi 8 tonnellate e mezzo. Moltiplichiamo questa massa per g e troviamo il peso della lastra, appunto sono 82.000 newton e passa. Come dicevamo prima, se noi facciamo la differenza tra la forza di Archimede e il peso della lastra, che è questo, troviamo quei 9.800 e rotti newton che servono a sorreggere i trichechi. Sappiamo che ciascun tricheco ha una massa m1 di 260 kg, quindi ciascun tricheco pesa 2.500 e passa newton. Per sapere 9.835 newton quanti trichechi sono, basta dividere questo numero per il peso di un tricheco. E infatti abbiamo il numero di trichechi, facendo appunto questo rapporto, la forza peso disponibile per i trichechi diviso il peso di un tricheco solo, sono 3,86 trichechi. Per una volota non bisogna approssimare, arrotondare per eccesso, quindi il risultato non è 4 trichechi, perché 4 trichechi la lastra non li regge. Ne regge 3,86 e dovendo approssimare per forza un numero intero dobbiamo scegliere 3 trichechi soli, 4 sarebbero troppi. Quindi per una volta bisogna arrotondare per difetto. Anche se fosse venuto 3,99 dovevamo scegliere 3 trichechi perché 4 sarebbero stati troppi.